Un cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, puntata speciale di Linea Diretta per conoscere nel profondo il mondo dell'agricoltura, ma in particolare la birra artigianale a chilometro zero prodotta in Friuli, Venezia, Giulia. E allora per capirne di più la parola a Nicolò Pancera, agricoltore, imprenditore e presidente della Confagricoltura della provincia di Pordenone. Certo, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie Omar per l'opportunità. Niente, io ormai da 3 anni sono presidente appunto di Confagricoltura Pordenone, mi onoro di questo ruolo e poi appunto ho un'azienda mia che la sede legale è qua in provincia di Pordenone, la sede operativa è nella Bassa Friulana, precisamente a Chiarmacis di Teor, dove ci occupiamo un po' di seminativo intensivo e fruttetto di noci. Da qualche anno, un paio d'anni circa, insieme a mia moglie abbiamo intrapreso anche la strada della birra, birra artigianale che facciamo con la rete Aspron di Pocenia. E questa avventura ci entusiasma molto e devo dire che siamo molto contenti, è una faticosa strada ma nuova e molto entusiasmante. Ecco, si dice seminare per raccogliere, no? Tanto per fare una sintesi. Sì. Sì, sì, esatto, seminare per raccogliere appunto, anche se in questi anni è sempre più difficile seminare per raccogliere perché appunto un po' il meteo non sempre aiuta, il mercato aiuta forse ancora meno, però dai, ce la facciamo, gli agricoltori sono gente abituata a combattere, per cui sempre avanti. Senta, per quanto riguarda invece proprio la sua attività, no? In un paese dove, paese inteso come regione Friuli Venezia Giulia, dove si produce tanto vino, ecco, passare alla birra cosa vuol dire? Ma allora, secondo me sì, è una sfida importante, la birra artigianale in questi anni sta prendendo sempre più piede, anche qua nella nostra regione Friuli Venezia Giulia, infatti ci sono tanti micro birrifici che sono nati e stanno rubando, secondo me, anche abbastanza mercato al vino, la birra artigianale piace. La birra artigianale ci inizia ad esserci degli intenditori, per cui io ho sempre avuto la passione della birra fin da giovane, ho colto la palla al balzo appunto di quando mi si è prospettata l'opportunità della rete Aspron, mi ci sono buttato, si può dire a capofitto, con entusiasmo, con passione, ho coinvolto anche mia moglie che si occupa della parte commerciale di questa avventura e siamo contenti, appunto, c'è da lottare per ricavarsi il proprio spazio, però i risultati stanno arrivando e anche le soddisfazioni. Senta, la birra artigianale, non l'hai detto, un concorrenza tra parentesi al vino, ma le due cose possono essere complementari, nel senso il vino e la birra artigianale un domani possono convivere per un prodotto migliore per quanto riguarda l'agroalimentare? Secondo me indubbiamente sì, anche perché appunto si può parlare di concorrenza però fino a un certo punto, anche perché se proprio andiamo a parlare poi del consumatore finale, ormai la gente è abituata e capisce le pietanze da abbinare al vino, abbinare la birra, sicché non, una non esclude l'altro, e anche nei ristoranti, nei bar, e sicuramente appunto anche per fare un agroalimentare friulano sempre più prestigioso, sempre più di qualità, sicuramente le due cose possono coesistere. Cosa di particolare la birra artigianale friulana rispetto alla classica birra che siamo abituati a bere al bar piuttosto che in un locale? Ma guarda, sicuramente la qualità sia dei prodotti, delle materie prime, tra cui appunto l'orzo che facciamo, è un orzo sicuramente i terreni della Bassa Friulana, io ti parlo della Bassa Friulana perché è lì che lo coltivo, l'acqua anche appunto lì c'è la fonte, una fonte lì vicino, e sicuramente dà quella caratteristica leggermente diversa. Poi sai, ogni birra ha la sua piccola segreto per renderla particolare. Ecco, lei ha parlato di luogo proprio giusto, idoneo, no? La location, usando un gergo chiaro a tutti, si sposa perché? Perché nella Bassa Friulana c'è quella particolarità dell'acqua. Sì, non solo. Poi i terreni della Bassa Friulana sono vocati soprattutto per i cereali autunno-vernini, per cui l'orzo distico da birra avviene particolarmente bene. Non per niente, lì vicino c'è anche la fabbrica della birra Castello, c'è il birrificio di birra Castello, per cui è proprio un connubio, diciamo, ad hoc. Certo.
Senta, la particolarità delle sue birre, perché non fa una versione sola, ne fa più, no? No, esatto, noi facciamo 5 qualità di birre, partiamo da una classica Golden Ale, che è la classica Beyond, diciamo beverina, quella che piace un po' a tutti, e poi andiamo su una APA, che sono quelle American Pale Ale, che sono quelle un po' più luppolate, quelle un po' più amare, che va di moda adesso, è un po' più giovanile, diciamo, come birra. Facciamo una rossa abbastanza classica, facciamo l'APA è fatta con un lupolo friulano, proprio anche il lupolo friulano è coltivato da un agricoltore di Fontana Fredda, questo mi piace sottolinearlo perché questa è veramente 100% friulana, partendo dal lupolo, dall'orzo, per cui è friulana al 100%. Facciamo una citra che è un lupolo americano, leggermente, diciamo, più limonoso, passatemi il termine, un po' più esotico, e facciamo una Scottish, che sono la birra in stile Guinness, non pastosa come la Guinness, però la ricordo, diciamo, una birra infatti importante, più, anche qua passami il termine, da come si dice, dopo pasto, diciamo, da meditazione. Ecco, possiamo dire che le sue birre sono adatte per tutti in un certo senso, perché se non sbaglio fa anche quelle analcoliche. No? Non facciamo ancora analcoliche, però diciamo la Beyond è una birra leggera, sì, adatta per tutti, sicuramente è una birra sia da aperitivo che da pasto, tranquillo, con la pizza ci sta benissimo, voglio dire. L'unica birra di grado appunto è la Scottish, ma quella non è la birra che bevi aperitivo, proprio c'è un po' di storia dietro, per cui una birra appunto da meditazione, direi. Allora, possiamo dire che in qualsiasi piatto si può tranquillamente abbinare le sue birre, qualsiasi tipo di birra che lei fa. Sicuramente, perché appunto tra i 5 tipi riusciamo a abbinare dall'antipasto al dolce, assolutamente, anzi, se posso permettermi, già quest'estate abbiamo fatto una piccola dimostrazione abbinandola a vari piatti ed è andata anche abbastanza bene. E soprattutto, come lei ha sottolineato, si tratta di prodotto a chilometro zero. No? Assolutamente sì, e appunto il birrificio è la rete Aspron di Pocenia, sicché nella bassa friulana, l'orzo fa pochi chilometri, il lupolo viene da Fontana Fredda, anche lì sono pochi chilometri, ed è questo un vanto friulano assolutamente da sottolineare. E questa è la cosa importante, non a caso noi diamo spazio alle aziende friulane per far conoscere, no, il proprio prodotto, non è che lei ha solo il marchio e il resto non si sa da dove arriva. No, esatto, assolutamente, questo secondo me è da puntare, appunto Friuli è una regione piccola e gli agricoltori sono pochi purtroppo rimasti, le aziende hanno bisogno di essere valorizzate. Certo. Senta, approfittiamo della sua presenza anche per fare un po' il punto della situazione in questo 2020 particolare per quanto riguarda il discorso dell'agricoltura nella destra Tagliamento. Sì, allora, tutto sommato, guardi, a parte le piogge dell'ultimo periodo in cui hanno un po' dato fastidio ai cereali autunno-vernini, perché appunto sono venute durante la semina o appena seminato i frumenti e gli orzi, che sicuramente hanno disturbato la nascita e hanno disturbato le colture orticole. Possiamo dire, permetta il termine, che per fortuna gli altri raccolti erano già stati portati a casa, il mais, la soia, la vigna il vino era già stato raccolto. E tutto sommato devo dire, nonostante il 2020 sia un anno da dimenticare, le produzioni sono state buone, questo è stato un anno di mais, l'altro giorno parlavo con un'azienda che fa biogas, anche i trinciati sono stati buoni, sicché dai, una piccola situazione anche quest'anno possiamo trovarla. Avete avuto comunque una primavera e un'estate positiva, esatto, la primavera sì, piovosa giusta, a un certo punto le piogge ci sono state, quest'anno l'estate sempre appunto ha avuto le sue piogge e le irrigazioni sono state limitate per fortuna rispetto agli altri anni in cui anche sui giornali lì si leggeva sempre che c'era problemi d'acqua, quest'anno non ci sono stati e sì, tutto sommato siamo contenti. Per quanto riguarda invece l'ultima ondata di maltempo che ha colpito in particolare la destra Tagliamento? L'ultima ondata di maltempo appunto ha creato un po' di disagi sulle colture autunno-vernine, soprattutto appunto con le esondazioni, soprattutto essendo appena seminati, la troppa acqua sui campi non ha fatto bene, anzi si è rischiata l'asfissia di queste piante, di queste coltivazioni che in alcuni casi purtroppo ci sono stati, come ha fatto danni sulle orticole che purtroppo, sa, anche quella è una nicchia che in Friuli secondo me bisogna valorizzare. Alcuni la stanno valorizzando molto bene e anche lì ci sono stati un po' di disguidi, però dai, tutto sommato non è andato così male, ecco.
E questa è la cosa importante. Questa è la cosa importante, prospettive assolutamente. Prospettive per il 2021 a prossimo avvenire? Prospettive per il 2021, speriamo sempre bene. Mi permette una battuta, come presidente di Confagricoltura Pordenone, l'agricoltura, soprattutto noi, dobbiamo combattere, oltre che col tempo, con la burocrazia che è sempre troppa, anche a livello nazionale, e speriamo sempre che questa burocrazia venga snellita, ma comunque ci contiamo ormai poco, ormai abbiamo perso le speranze. E io spero che per le produzioni sia un anno come questo, e mi permetta anche di ringraziare, come presidente di Confagricoltura, tutto l'ufficio, il presidente, il direttore Michele Zanchetta e tutti gli impiegati, che sono veramente, devo dire, è un vanto per la provincia di Pordenone. Confagricoltura di Pordenone è veramente, non perché sono presidente, ma lo dico assolutamente, per fortuna che ci sono. Presidente, auguri e buon lavoro. Grazie mille a tutti e arrivederci.